Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi vi parlerò del compost. In questo video diremo qualcosa perché in realtà il compost è un argomento molto vasto, per cui andremo a vedere come costruire una piccola compostiera per il nostro orto, autocostruita con materiali esclusivamente di recupero, e andremo a dare qualche cenno sul come si fa il compost per forza di cose, perché le caratteristiche della compostiera devono rispondere alle esigenze appunto del compost, che è un materiale vivo, come vedremo. Prima di tutto vediamo perché fare il compost. Io ho trovato quattro motivi, ce ne sono sicuramente altri. Prima di tutto per gestire i rifiuti che vengono dalla nostra casa, dal nostro orto e dal nostro giardino. Poi per creare fertilità per l'orto, perché come sappiamo la prima legge dell'agricoltura ecologica è aumentare la fertilità del suolo. E quale migliore occasione di farlo utilizzando gli scarti? La terza ragione riguarda l'ambiente. Invece di bruciare e in questo modo liberare il carbonio nell'atmosfera, andiamo a immagazzinarlo nel suolo, va da sé che è una cosa davvero virtuosa. E la quarta ragione, ultima ma non ultima, è imparare, perché facendo il compost impariamo qual è il processo di degradazione della sostanza organica, la prima fonte di fertilità per i nostri suoli. Di cosa ha bisogno il compost? Siccome il compost, come ho detto prima, è una materia viva, perché? Perché viene decomposta dai microorganismi, quindi noi facciamo il compost con lo sfalcio dell'erba, con gli scarti della cucina, con le ramaglie tritate, quindi tutta sostanza organica che ha bisogno di essere decomposta e di fatto trasformata in humus. Chi fa questo lavoro? I microorganismi. E i microorganismi di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di aria e di umidità. Quindi non possiamo fare un contenitore ermeticamente chiuso, ma ci deve essere passaggio d'aria e ci deve essere umidità, quindi non troppo secco e non troppo bagnato costantemente, deve essere appunto umido. E infine di temperatura, perché le fermentazioni che avvengono nella compostiera arrivano a 50-60 gradi. Se andiamo sopra i microorganismi muoiono, se andiamo sotto idem si fermano, per cui è importante creare un ambiente in cui questa temperatura si mantenga. Ora, detta così, sembra tutto molto complicato e molto scientifico, lo è scientifico, ma in realtà non è così complicato. Andiamo a vedere come con qualche materiale di recupero riusciamo a rispondere a tutte queste esigenze. Diciamo anche che è meglio costruire la nostra compostiera non esattamente accanto alla porta di casa, perché qualche odorino può venire fuori. Se è fatto bene non sono grandi puzzi, diciamo, ma qualcosina si può sentire. Per cui anch'io lo sto costruendo in una zona vicina a casa, ma nello stesso tempo non troppo. Sarà buona norma che la compostiera sia sollevata da terra, quindi ho preparato questo bancale che fa da base e che lascia passare l'aria sotto il materiale che verrà accumulato. Poi abbiamo le quattro pareti, quindi una, due e tre pareti, e uno sportello, perché è importante mescolare il nostro compost periodicamente per dare ossigeno, per dare aria appunto. Come vedete sono tutti vecchi pancali che rispondono alla caratteristica di lasciar passare l'aria dalle parti. Non avremo problemi in questo modo ad ossigenare i lati dell'accumulo di sostanza organica, ma il centro dovrà ricevere ossigeno dal rimescolamento che faremo periodicamente. E infine la copertura, che è importante perché se la compostiera verrà costantemente bagnata con l'acqua piovana, si raffredderà troppo e avrà troppa acqua. Per cui saremo noi a decidere quanta acqua far andare, eventualmente scoprendola o innaffiandola con un irrigatore. Allora, la costruzione è stata veramente veloce, ora prendo la fotocamera in mano e ve la vado a commentare. Cominciamo dalla cima, cioè dal tetto. Come si vede, il tetto è fatto assolutamente con materiale non ricercato, è un pezzo di vecchio telo montato su un pannellino di multistrato, è fermato con una vecchia tavella, un mattone che serve per fare i solai. Allora andiamo a vedere, lo scoperchiamo. In questo modo potremo, a nostro piacimento, scoprire oppure coprire. Se sono giorni di pioggia intensa sarà bene coprirlo, una pioggerellina ogni tanto gli fa bene, oppure d'estate potremo noi innaffiare. Le tre pareti, come abbiamo già detto prima, lasciano passare agevolmente l'aria. Sullo sportello, sul davanti, abbiamo messo della rete perché lo spazio fra le stecche era eccessivo. In caso nel vostro orto, nel vostro giardino, abbiate qualche problema con i topi, sarà il caso di rivestirla tutta con la rete in questo modo, in modo che non entrino a fare troppa razzia, soprattutto degli scarti di cucina. Che senso ha lo sportello sul davanti? Il senso è quello di poterlo aprire ogni tanto,
Qui abbiamo fatto davvero una cosa spartana, non abbiamo fatto chiusure con maniglie, chiavistelli, si può anche fare ovviamente, ma in una situazione come questa dove non c'è troppo passaggio, l'estetica l'abbiamo anche un po' trascurata. Si apre in questo modo e con la forca si potrà andare a rigirare il compost che starà maturando. Dopodiché basterà chiudere in questo modo e riallacciare la chiusura. Non è un'operazione che facciamo così di frequente, per cui possiamo permetterci anche di avere qualcosa, come ho detto, di un po' più spartano. Per l'appunto, proprio qui accanto, avevo fatto un piccolo cumulo. Questo è un altro sistema per fare il compost, fare un cumulo direttamente a terra. Come un altro sistema è scavare una buca e accumulare il materiale dentro la buca. Comunque, questo mi dà l'occasione di cominciare a riempirlo con il primo strato. Ma prima di questo materiale andiamo a mettere sul fondo un po' di materiale drenante. Sarebbe importante sul fondo, appunto, mettere delle ramaglie o degli scarti di legna, in modo che faccia drenare l'acqua senza far andare via la materia che metteremo sopra. Adesso possiamo cominciare a mettere i primi due strati di materiale. È buona norma per il compost alternare materiale secco a materiale umido, in modo da equilibrare il carbonio e l'azoto e favorire la fermentazione. Nel cumulo che vi ho fatto vedere poco fa abbiamo degli sfalci d'erba, abbiamo anche un po' di scarti del pollaio, per cui è perfetto come primo strato. Abbiamo ancora qualche rametto, il materiale è già stato qui per qualche tempo, per cui l'abbiamo già anche un po' preparato a entrare in compostiera. Adesso mettiamo qualche scarto di cucina, questi sono pochi perché sono gli scarti di ieri e l'altro ieri. Dovremo metterne fino a fare uno strato di qualche centimetro, quindi ci vorrà qualche giorno. Ci possono andare anche i fazzolettini, quelli bianchi, perché si decompongono e diventano terra anche loro. Ed ecco pronta la nostra compostiera familiare. Riusciamo ad utilizzare la nostra sostanza organica. Adesso copriamolo e poi ci salutiamo. Tra l'altro vi consiglio di vedere un bel video fatto da Francesca del Bosco di Ogigia, che tratta più nel dettaglio il fatto del riempimento della compostiera. Per cui fatevi un giro, che ci sono ancora altre nozioni in più per imparare. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi sono rimaste domande, fatele pure nei commenti e buone coltivazioni a tutti. Ci vediamo alla prossima! Se avete dubbi o consigli, potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.